scalando la montagna della parità, il processo di emancipazione della donna italiana. È questo il titolo della mostra allestita nelle sale espositive di Palazzo Pretorio a Sondrio fino all'8 di aprile, visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e dall'Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, con il patrocinio del Comune di Sondrio. Sotto i riflettori 20 pannelli fotografici che raccontano le principali conquiste raggiunte negli anni dalle donne. Non avremmo mai potuto ottenere questi risultati se le nostre mamme, nonne, bisnonne prima non avessero fatto tutto quel lavoro che hanno fatto, che è documentato in questa mostra. Una mostra rivolta anche ai giovani, perché racconta la nostra storia. Certo, primo perché i giovani si rendano conto che non è facile ottenere dei risultati così importanti dal punto di vista civile, perché vuol dire che i risultati che si sono ottenuti sono risultati di cambio di mentalità. Se pensiamo che molte donne durante il fascismo sono state uccise, al pari degli uomini, impiccate, torturate, ecco, eppure non hanno mollato, donne di tutte le formazioni politiche. E in questo senso le donne, a noi, nuova generazione che poi ha preso il testimone, ci hanno insegnato che le donne possono rimanere unite e avere dei risultati dandosi degli obiettivi comuni che riguardavano la loro specificità. Quale obiettivo ha questa esposizione? L'esposizione ha l'obiettivo appunto di ricordare, ma anche quello di rendere consapevoli le persone e le nuove generazioni particolarmente, che le conquiste, come quella dell'emancipazione femminile, non sono conquiste una volta per sempre. Devono essere rinnovate ogni giorno perché solo così noi siamo in grado di mantenere i diritti. Cosa bisogna fare per ottenere questa parità? Che la società italiana, le donne, gli uomini, la società civile in generale, le nuove generazioni combattano ogni giorno perché anche quel poco che manca alla perfetta parità tra uomo e donna sia conquistato. Le premesse sono positive, dobbiamo solo volerle tutti insieme. Questa mostra rimarrà visitabile fino all'8 di aprile, giorno nel quale ci sarà un altro evento molto importante promosso sempre dall'ANPI. Sì, c'è un evento importante alla Sala Besta alle 17.30 di sabato 8 aprile, lo spettacolo musicale e di recitazione intitolato Pane e Libertà.